ETRA, la multi-utility, ovvero l'agenzia multiservizi specializzata in servizio idrico e trattamento dei rifiuti, con l'obiettivo di arrivare al 76% di raccolta differenziata nel 2020, ha convocato a Bassano del Grappa, Piedemontana Vicentina, gli stati generali dal titolo In un Veneto che cresce, per analizzare la situazione dell'attività dopo oltre un decennio di esperienza in un vasto territorio del Veneto, arrivato a comprendere ben 74 municipalità, orientato alla salvaguardia dell'ambiente e all'ottimizzazione del recupero delle materie prime. Una certificazione del valore di questa esperienza è venuta da uno studio condotto attraverso il parere dei cittadini, primi utenti del servizio. Premia questa società che ho l'onore di presiedere perché consente di dimostrare che siamo vicini al territorio e siamo premiati dal territorio. Un dato importante, il 94% degli utenti intervistati ha detto che questa società è una società che svolge servizi efficienti, servizi buoni, e questo grazie a un sistema, ad una rete anche di sportelli, di dipendenti che sono quotidianamente a fianco dei cittadini, a fianco dei nostri utenti. La presenza del presidente Zaia le ha anche fornito l'occasione, come dire, per chiedere un sostegno e un occhio particolare di attenzione nei confronti della vostra attività e anche di tutto il settore. Sì, ma soprattutto un occhio particolare nei confronti di un piano industriale che è stato votato, voluto dai sindaci nel 2017 e che prevede un futuro di ETRA, un futuro aggregativo, un futuro di crescita, e su questo chiediamo che la Regione, come ha detto il Presidente Zaia oggi a questo convegno, svolga una funzione di facilitatore, cioè consente, crei il clima e l'ambiente più favorevole per una aggregazione. Noi stiamo già guardando ad alcuni player regionali, vogliamo rimanere in regione, vogliamo fare degli accordi con soggetti della Regione Veneto.